Cari amici di Total Photoshop, ben ritrovati a questo appuntamento con il montaggio video e con iMovie. Quest'oggi parleremo di color correction. La correzione colore è una pratica che metterete in atto ogni qualvolta creerete il vostro video, perché quando si vuole ottenere un risultato più curato e più preciso di quello che è la fotografia, l'immagine, insomma, del nostro video, prima dell'esportazione dovremo sicuramente andare a correggere eventuali difetti magari realizzati in fase di ripresa, oppure perché vorremmo dare al nostro video un tono, uno stile, un carattere differente. Per parlare di color correction oggi ho importato del nuovo materiale. Quindi abbiamo qui, vedete, del materiale girato in cui vediamo un pullman qui fermo in un parcheggio. Ok, continuiamo con la seconda clip e vedete i pullman, poi vedremo, saranno due ed sono in movimento e già notiamo una luce completamente differente. Ok, andiamo sulla terza clip e vedete che abbiamo un'immagine davvero buia, completamente sbagliata dal punto di vista dell'esposizione. Quindi succede che praticamente questa ripresa è stata effettuata con il diaframma troppo chiuso, che quindi ha fatto passare poca luce rendendo così buia appunto l'immagine. Torniamo alla clip iniziale. Allora, questa clip può essere considerata corretta. Vediamo magari qui nel dettaglio in alto, vedete che il cielo è come dire bruciato, ecco, in gergo si dice così, quindi non si vede l'azzurro del cielo eccetera, ma i colori di quello che è l'immagine praticamente del pullman, quindi del soggetto della nostra ripresa, sono, diciamo così, coerenti. Ecco, col proseguire il risultato invece peggiora, perché sono effettivamente delle riprese non fatte in modo corretto. La prima cosa che voglio dirvi è che andare a correggere un'immagine, una ripresa sbagliata, aumentandone la luminosità, aumentando il contrasto, vedremo adesso gli strumenti che iMovie ci mette a disposizione, consente sicuramente di migliorare il risultato finale, ma è praticamente impossibile ottenere un risultato perfetto, che invece è ottenibile con una ripresa perfetta. Quindi arrivare ad ottenere perfettamente questo risultato, direi scordiamocelo. Quello che si può fare è quindi migliorarlo il più possibile e poi, in caso, per renderli più simili l'uno all'altra, magari ritoccare leggermente anche questa, ma lo vedremo, ecco, per gradi. Quindi selezioniamo la seconda clip e andiamo sull'ingranaggio che troviamo qui e scegliamo regolazione video questa volta. Fa parte comunque nelle regolazioni che possono essere effettuate per intero alla clip, spesso e volentieri abbiamo utilizzato questo pannello clip con la velocità, eventuali effetti eccetera. Infatti rivedremo dopo gli effetti video, che cambiano quindi anche dal punto di vista della luce, dei colori, la nostra ripresa. Quest'oggi invece ci dedichiamo proprio alla clip, ecco qua, video. Vediamo subito gli strumenti che iMovie ci mette a disposizione. Numero 1, abbiamo un grafico con due livelli che possiamo utilizzare. Questo qua a sinistra è per le tonalità scure, quindi aumentandolo vedete che andiamo a scurire il nostro video, così come praticamente da questa parte avremo invece le tonalità chiare. Quello che sicuramente in questo caso dovremmo fare è andare a schiarire un pochino questa ripresa, che è un po' sotto, diciamo così. Quindi saliamo, non senza esagerare perché altrimenti risulterà falsata, ecco, ma a questo intendo dire una cosa del genere, ma a questo livello, per dire, ci arriverei tranquillamente. Dopodiché abbiamo, ecco, l'esposizione. Ne ho parlato un attimo fa e vedete che questo loghino rappresenta proprio un diaframma, diciamo così, quindi diaframma molto chiuso, ok, e diaframma molto aperto, ecco l'immagine completamente bruciata. Noi possiamo aprire leggermente il diaframma, anche se con il livello qua sopra abbiamo già elevato le tonalità più chiare, diciamo così, della ripresa. Quindi possiamo aprire leggermente il diaframma. Dopodiché abbiamo luminosità ancora, e questo dona luminosità completa a tutta la
tutta la ripresa, vedete, ok, in questo caso non esageriamo perché abbiamo già lavorato qui sopra. Dopodiché abbiamo contrasto e saturazione. Il contrasto rappresenta il rapporto praticamente tra i colori più scuri, e lo vedete qua a sinistra, ok, e quelli più chiari. Quindi aumentando il contrasto, e lo vedremo aumentare nella percentuale, esaspereremo praticamente la differenza tra i colori più chiari, le tonalità più chiare, vedete che diventano sempre più chiare, come quelle più scure. Quindi aumentiamo praticamente questa forbice, diciamo così. Quindi un pochino di contrasto in più possiamo metterlo, in modo da separare, dare più un netto appunto contrasto tra le varie tonalità, così come la saturazione invece va ad esaltare e esasperare le tonalità. Quindi per esempio per far tornare l'erba un pochino più verde e il cielo un pochino più azzurro, quindi potremo lavorare, ecco, un pochino anche sulla saturazione, ok, per dare un pochino più di colore. Ora facciamo il primo tentativo, potremo sempre andare, ecco, ad apportare eventuali altre modifiche. Qui sotto, continuando, abbiamo praticamente l'opportunità di aumentare il guadagno di rosso, verde e blu, quindi per aggiungere per esempio un po' di calore a un'immagine troppo fredda o viceversa. E quindi possiamo lavorare, vedete, in questo modo, ovviamente esagerando. Ecco, vi faccio vedere quello che succede. Quindi si tratta sempre di piccole correzioni, però ecco, l'immagine un attimo fa poteva sembrare un pochino troppo fredda, noi possiamo aggiungere un pochino di, ecco, di calore, guadagnando un pochino con il rosso. E quest'ultimo abbiamo invece, è un indicatore che ci sposta praticamente il punto di bianco. Noi possiamo anche andare, ecco, torniamo con un comando Z alla posizione ottimale, possiamo andare anche a pescare nella nostra clip quello che è un punto che deve essere praticamente che è il bianco della nostra ripresa. E quindi iMovie rapporterà praticamente tutte le altre colorazioni in base a quello che gli abbiamo indicato essere il bianco. È quello che si fa anche con la camera appena prima di andare a riprendere, quindi si va a misurare quella che è la temperatura del colore nel luogo in cui ci troviamo con l'illuminazione che c'è, e quindi si definisce il punto di bianco, e da lì appunto si hanno il rapporto, insomma, per le varie tonalità di colore. Noi adesso io farei marcia indietro, perché questo era il risultato più o meno che volevo ottenere. Vediamo ancora un attimino più di saturazione. Abbiamo sempre l'opportunità di cliccare su ripristina originale per visualizzare come era prima la clip, e vedete, ecco, qual era il risultato. Adesso io posso tornare qui a controllare, sì, queste sono le modifiche che abbiamo effettuato. Allora, vedete, questa era quella in origine e questa è quella che abbiamo modificato. Ora è un pochino troppo chiara, quindi potremo andare ad abbassarla un attimino, però sicuramente abbiamo quantomeno recuperato un pochino di visibilità, perché un attimo fa era davvero davvero troppo buia. Quindi vediamo di diminuire un attimino, io questa luminosità la riporterei indietro, ok, direi che può andare. Quindi clicchiamo su fine e abbiamo terminato, insomma, le modifiche, la color correction alla nostra clip. E come vi dicevo all'inizio, comunque nulla a che vedere con una ripresa effettuata con tutti i crismi. In ogni caso, se andiamo a vedere, ecco, un'anteprima della clip che vediamo adesso, a seguito della modifica effettuata, quantomeno, insomma, direi che è un risultato più che dignitoso. Che succede ora? Dobbiamo andare a effettuare una modifica anche su questa clip. Un punto di partenza può essere quello di copiare le modifiche a livello di colore, a livello di video, effettuate sulla clip precedente a quella successiva. Vi anticipo subito che non sarà sufficiente, perché come potete vedere il
la terza clip è ancora più buia rispetto alla seconda, quindi non saranno sufficienti, ma nel caso in cui avessimo diverse clip con queste caratteristiche, noi potremmo andare a duplicare appunto le modifiche appena effettuate. Quindi anche in questo caso andiamo a copiare con comando C su questa clip, ok? Andiamo sulla seconda e anziché incollare con comando V, andiamo in composizione e non incolla ma incolla regolazioni, e vedete che qui possiamo scegliere di incollare le caratteristiche video. Una volta incollate, avete già visto in anteprima che la clip è già cambiata e non vanno bene, vedete infatti anche la saturazione piuttosto che il contrasto, probabilmente non vanno bene per le caratteristiche di questa clip. Vedete che comunque sono state incollate e lo vedete anche da questo indicatore in alto a sinistra sulla clip. Con un doppio clic andiamo direttamente alla nostra maschera per le modifiche video, e in questo caso dobbiamo effettuare delle altre modifiche, quindi di nuovo andremo a lavorare sulle varie tonalità per ottenere anche in questo caso il risultato migliore. La saturazione sicuramente in questo caso era altissima e non andava bene, e quindi da qua a questo punto il lavoro rinizia da capo. Quello che volevo dirvi per quanto riguarda il montaggio, ovviamente affiancare questa clip mostrerà comunque una differenza a seguito, anche avendo effettuato una color correction. L'ideale sarebbe nel montaggio spezzare il tutto con un'immagine esterna del pullman, per dire. Qui potremmo avere tra l'una e l'altra clip un'immagine all'interno del pullman con dei primi piani sui passeggeri, con diverse altre situazioni, per poi riprendere quindi con la partenza del pullman. Allora ecco, sarebbe meno evidente il cambio insomma della fotografia e dei colori che ci sono. Questo ecco quello che gli strumenti che iMovie ci mette a disposizione per andare ad affinare quello che è il nostro risultato finale per il nostro video che stiamo costruendo. Io vi ringrazio al solito per l'attenzione, e con iMovie vi do appuntamento a martedì prossimo.